Abbiamo indetto questa conferenza stampa urgente per puntare il dito proprio sull'inefficacia degli enti di controllo che continuano a proseguire in una serie di incontri da cui le associazioni dei cittadini come Tata l'onda verde vengono puntualmente esclusi. Ancora una volta i Comitati Malaria e Onda Verde lamentano la mancanza di un confronto diretto con le istituzioni sul tema esalazioni. Il tutto in prossimità della riunione del prossimo 7 novembre in Regione, che vedrà la partecipazione del Comune di Falconara, della Provincia, dell'ARPAM, dei Vigili del Fuoco, ASUR e Protezione Civile. Motivo dell'incontro? Verificare se l'impianto petrolifero abbia rispettato le prescrizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente, tra cui l'avvio di una nuova indagine epidemiologica e quello di un nuovo piano di monitoraggio e controllo degli inquinanti. È una verifica delle prescrizioni degli effetti, ovvero sia delle esalazioni, delle, delle emissioni nell'aria. In realtà noi riteniamo importante che invece si cominci a verificare il rispetto di quel, delle prescrizioni nel, nell'ambito dell'AIA relative alle cause. Per noi sono importanti i monitoraggi e le verifiche eh, delle esalazioni, delle emissioni nell'aria, nell'acqua nel, nel, e, e, nel, e nel sottosuolo, ma si cominci invece a mettere in mano, questo è il nostro appello, al, al, alla verifica del rispetto. Rispetto delle prescrizioni che sono state date per gli impianti, per tutti quelli che sono gli impianti del sito della raffineria. L'invito dei comitati, dunque, è quello di non fermarsi agli effetti, ma di lavorare sulle cause che rendono necessaria una nuova indagine in ambito sanitario. I comitati, in particolare, chiedono la messa in sicurezza delle parti dell'impianto di raffinazione che presentino ancora criticità.